trofeo Flower Garden, il vincitore Michele Fois, algherese, classe 1997, nonostante il caldo e gli avversari temibili, ha portato a casa questo risultato. Michele. Sì, è stata una bella partita, sono state due belle partite, compresa quella di ieri. Oggi è stata una partita dura sotto tutti i punti di vista. Nel primo set devo dire che ho giocato molto bene io, e sono portato a casa abbastanza agevolmente. Nel secondo ho avuto un calo vistoso sul 3-2, però c'è anche da fare i meriti al mio avversario che ha alzato molto le percentuali al servizio e stava servendo molto bene. Però ho tenuto la calma e sono rimasto concentrato e sono soddisfatto molto della partita di oggi, che alla fine ho portato a casa. Il dopo pandemia è sempre difficile, no? Perché? Perché avete continuato ad allenarvi, però la legge del campo è sempre quella. Complimenti. Prossimo futuro, Michele? Allora, prossimo futuro è sicuramente andare a fare dei tornei anche in Italia, quindi fuori dalla Sardegna, verso settembre, e allenarsi ad agosto per prepararsi ai tornei successivi. La pandemia è stata un problema globale fondamentalmente, quindi noi abbiamo risentito, tutti gli sportivi hanno risentito, forse noi un po' meno, perché comunque non siamo d'elite, ma siamo comunque di buon livello, però è stata comunque dura perché ci sono stati meno tornei, meno tutto, quindi purtroppo c'è, però dobbiamo reagire, stiamo reagendo e sta andando meglio fortunatamente, piano piano. Accademia del tennis, un plauso, perché? Perché ha riportato tanta gente soprattutto su questi campi. Sì, io qui ho fatto il mio primo torneo Under 10, in cui avevo perso subito, quindi è stato sempre comunque è stato un piacere tornare, dato che era da un po' che non si organizzava un Open, anche soprattutto in Sardegna, un Open di questa grandezza, e quindi è stato sia un piacere che un onore vincerlo e far parte di questa competizione. In bocca al lupo. Grazie.